Penny chiama Sammy il pompiere. Dicevo, Penny. Riesco a vederli, Sam. Sono appena dietro il promontorio. Grazie, Penny. Stiamo arrivando. Sam! Ho tanta paura. Sta tranquillo, James. Adesso ci siamo noi. Sara, voglio che tu torni al ristorante con Mandy. Sara! Scusa se ho detto che non eri divertente. La prossima volta giocherò con te, lo prometto. Tu cosa credi che sia, Sam? Non ne ho la più pallida idea. Comunque facciamo alla svelta. Adesso noi cercheremo di sollevare delicatamente la cassa, d'accordo? Ce la fai, James? Sì, mi sono liberato! Qualunque cosa sia, il rumore sta aumentando. Lo sai che cosa sembrano? Sveglie. Una cassa di... Una cassa di sveglie! Bene, almeno abbiamo scoperto che cosa c'era dentro! Tutto questo non sarebbe mai successo se non avessimo litigato, papà! Scusa, papà! Io avrei dovuto ascoltarti! Dai, vieni qui ora. Non ti preoccupare, James. Certe lezioni purtroppo vanno imparate da soli. Grazie, Sam! Grazie, Elvis! Noi siamo qui per questo, James. Vedi, Cridlington? Se c'è una cosa che non posso accettare, sono i continui ritardi. Fare il pompiere è un compito di enorme responsabilità. Sì, ho capito. Mi dispiace, Capitano Steele. Però, visto il tuo comportamento di oggi, Sam mi ha proposto che ti sia conferito un premio. Oh! Beh, la ringrazio, signore. Ma che cosa sarà? Sento un ticchettio. Elvis, è una sveglia. Spero ti aiuterà ad alzarti in orario la mattina. Lo spero anch'io. Un autobus in fiamme? Oh no! Autobus in fiamme sulle colline di Pontypandy. Allora deve essere quello di Trevor. Oggi ha portato lassù tutti i ragazzi. Beh, in questo caso non c'è tempo da perdere. Hai fatto bene, Trevor, a far allontanare tutti. Comunque, Sam, ci sarebbero stati molti meno danni se soltanto lui non avesse aperto il cofano. Davvero? Ne sei sicuro? Oh, sì, certo, Trevor. Me l'hanno spiegato proprio questa mattina. C'ero anch'io. L'aria facilita gli incendi, dico bene? Chiedetelo a Sam. Per questo prima avevo detto di non aprirlo. Eh? Avrei dovuto ascoltarti, Norman. In effetti, oggi sono stati molti a darmi dei buoni consigli e purtroppo... Ne ho ascoltato nessuno. Scusate. Qualcuno vuole un passaggio? Ma Sam, non entriamo tutti su Jupiter. Adesso chiamo subito Tom Thomas. Ci darà lui una mano. Oh, eccolo! Adesso lo vedo! Guardi anche lei, Trevor, guardi! Oh, hai ragione! Ehi! Oggi ho avuto ragione proprio su tutto, vero? Sì, Norman, e io cercherò di ascoltarti sempre in futuro. Bene. Guardi, quella è un'aquila reale! Ma dov'è? Stavo scherzando, ma grazie per avermi ascoltato! Ora non preoccuparti, Dolly! Ti porteremo in salvo tra un secondo! Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti! Oh, no! Guardi la torre d'addestramento! È Norman! Aiuto! Guarda in cima la torre, Sam!
Ma quello è Norman Price! Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman! Sam sta venendo a prenderti! Oh! Oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo! Sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, Capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Ponti Pandi. Ascoltami bene, io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare 2 ore fa. D'accordo, mamma. Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ma la mia povera Dolly, purtroppo non ce l'ha fatta. Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno. Guarda un po' dietro di te. Dolly, sei salva! Oh, sei veramente un grande piccolo eroe, Sam. È solo il nostro lavoro, Elvis. È quello che siamo addestrati. Bronwyn, hai qualcosa con te che appartenga ai gemelli per farlo annusare al radar? Soltanto i loro giubbotti. Coraggio, Ben. Ora annusali bene. Avanti, radar. Abbiamo bisogno di te. Noi dobbiamo trovare James e Sara. Bravo, radar. Tanta paura che quel fulmine vi avesse colpiti. Scusa se siamo rimaste indietro, mamma, ma non ti abbiamo proprio vista andare via. Certo, scommetto che eravate troppo impegnati a gareggiare tra voi, non è vero? Sì, ma poi abbiamo collaborato per poter uscire dalla foresta, grazie all'aiuto di Sam. E non dimentichiamoci di Radar. Ehi, ma l'avete visto? Ora Radar non ha più paura, gli è passato tutto. Io l'ho sempre detto che è un bravo cane da salvataggio. A proposito, Sam, ho qui un reparto per te. In realtà è da parte di tutti e due. Ecco, così va bene. Niente più competizioni tra voi. Comunque io sono sicuramente la migliore a non competere con te, James. Oh no, sono più bravo io. Oh. Oh. Stavo solo scherzando. È un incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dilys. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Oh.
Guardate chi stava nuotando nella baia. L'uomo in mare era proprio Babbo Natale. Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale. Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto. Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino. Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma. E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman. Sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Sì, ecco, non vorrei essere egoista. Oh, ehi, Norman, lasciane qualcuna per gli altri. In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale e poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti. Una tortina natalizia, signore? No, no! Oh! Grazie molte, Elvis. C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Sam, il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela. Oh, no. Adesso mi tuffo a dare un'occhiata. Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so. Io volevo solo fare l'eroe. Lo vedi? Il tuo eroe è in TV. Io mi sento così in imbarazzo. Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno. Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate. Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io. Norman! E con questo Sam ha fatto 3 salvataggi in un solo giorno. Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Ascolta, Elvis, quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro, ma non possono essere usati in qualunque emergenza. Ho capito. Dai, Norman, tira! Al mio 3! 1, 2, 3! E adesso? La marea sta cominciando a salire. Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile. Avanti, tira, Norman! Tira! Io sto tirando! Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui. Che cosa possiamo fare adesso? Chiamare Sammy il pompiere! Qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia, Sam! Qualcuno è rimasto incastrato e la marea sta salendo! Prendi le pinze idrauliche, Elvis! Non si sa mai! Sì... Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato e io ho già provato di tutto per liberarlo. No, non proprio tutto. J-
Già, hai ragione. C'è ancora un'ultima cosa da tentare. Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì. Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere. Oh, avrei dovuto pensarci io. Ehi, un momento! Ma dov'è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? L'ho perso! Coraggio, ora andiamo prima che la marea ci trascini via. Aspettate! Qui c'è la mia scarpa! Ah, tranquillo, adesso ci penso io! Grazie, Elvis! Hai salvato la mia scarpa! È a questo che servono le pinze idrauliche, a salvare le cose! Ve l'ho detto che questa pietra porta fortuna. Prima ha impedito che i pompieri tagliassero... Oh, che cosa? Un falso allarme! Ehi, sentite, ragazzi! E ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve. Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Tom Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti. Dovremo usare le pale e gli estintori. Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua. Lo spegnerò dall'alto. Mi piacciono questi ventagli. Oh, mi dispiace, Sam. Non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo. Eppure io ero un Boy Scout. Lo so, Trevor, ma anche ai Boy Scout capitano gli incidenti. Ciao, Sam. Sarà sicuro lasciarlo dormire da solo? Io sopra il supermercato di Dillis? Oh. Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price! Voglio una mobilitazione generale! Dovresti aiutarmi di nuovo. Adesso si sente uno strano rumore di sirene. Presto, ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse. L'incendio? Quale incendio? Norman, allontanati da qui, alla svelta. Non posso, Sam. Sono rimasto incollato alla porta. Ho capito. Allora vediamo. Penny, va a prendere un cacciavite. Dobbiamo smontare il pomello. Vado subito, Sam. Queste viti sono arrugginite, non vengono via! Allora stacca tutta la porta! Oh, oh! Norman Price, rimetti a posto quella porta! Scusa, mamma, ma non posso, ci sono rimasto incollato! Non preoccuparti, ci penso io. Mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto. Io non posso credere che tu sia rimasto incollato al pomello. Come
Comunque c'era un avvertimento sulla colla, ma tu come al solito non segui le istruzioni. Le istruzioni servono ad aiutarci, Norman, e tutti possiamo aver bisogno di aiuto. Mi dispiace davvero tanto. Oh, dispiace anche a me. Non credevo che quelle cuffiette fossero così pericolose. Oh, è un vero peccato per questo modellino. Li montavo anch'io quando ero piccolo, quando avevo la tua età, lo sai, Norman? Sul serio? Mike, se ne comprassi un altro, lei mi aiuterebbe a montarlo. Da solo ho avuto qualche piccola difficoltà. Oh, ma certo, e molto volentieri. Bene, a questo punto è ora di tornare in caserma, Elvis. Oh, no! Oh, vado sull'autovolante, mi piace tanto anche Elvis. Andare al ristorante. È di nuovo il supermercato di Dillis. Ma non è possibile. Si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam. Adesso Norman Price sta davvero esagerando. Oh no! Sam il pompiere stavolta non verrà. Penserà che voglia prenderlo in giro e finirò mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia. E anche io. Mi dispiace tanto, mamma. È soltanto colpa mia. L'ho fatto scattare io prima e l'ho fatto solo per riavere il mio pallone. Oh, Norman! Ah, è Sam! È arrivato Sam! Attento! O cadiamo tutti e Norman due! Norman Price, dovresti vergognarti di... Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro! Guarda, è dietro il bancone! Sul serio! Non è uno scherzo stavolta! Ma quello non è un lupo, è una volpe. E credo sia anche ferita, oh poverina. Prendi la pinza, Elvis. Oh, Sam, avevo così paura, credevo che non sarebbe più venuto. Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza, anche quando le riteniamo falsi allarmi. Non preoccuparti, io non voglio farti del male. Ecco fatto. Adesso fascerò per bene la ferita e si rimetterà in un paio di giorni. Sam! Che c'è, Norman? Ecco, volevo solo chiederle scusa. Prima sono stato io a far scattare l'allarme. Sì, lo so. Sei stato bravo ad ammetterlo. Sta attento, Norman! Io credo che da oggi in poi non griderà mai più al lupo. Ma è un vero disastro! Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare! Non c'è tempo da perdere, Sam! Qui i vigili del fuoco di Pontypandy a soccorso alpino. Abbiamo bisogno di te, Tom. Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile. Ricevuto, stiamo arrivando. Oh, arriva Sam il pompiere. Prego, c'è ancora qualcuno a bordo? No, Sam, siamo tutti qui. È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai. E anche Norman. Coraggio, ora sbrighiamoci. Elvis, il cavo d'acciaio. Allontanatevi voi. Io inizio a tirare. Sam, fa presto. La roccia inizia a cedere. Ricevuto, Tom. Grazie, Sam. Ah, grazie. Grazie. Urrà! Urrà! Mi dispiace di essere scappato, mamma, ma adesso mi sento davvero molto meglio. Grazie per aver dato l'allarme, ma in ogni caso non avresti mai dovuto lasciare libera Wally. E adesso che cosa gli succederà, Sam? Io avrei un'idea per dargli una bella lezione.
guarda, Wally! Quella sei tu, è la tua foto! Così gli automobilisti sapranno che potrebbero incontrare delle pecore sulla strada. Bene, e questo dovrebbe evitare qualunque genere di incidente. Oh! Aia! Oh no! Vieni, al porto, Sam! Norman Price è caduto in acqua con un go-kart! Vado subito, signore! Aiuto! Sam! Sta calmo, Norman! Ci siamo noi adesso, non preoccuparti! Cerca di aggrapparti alla mia mano! Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso. Hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare. Ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart. Mi dispiace, Sam. E chiedo scusa a tutti. Non lo farò più, ve lo prometto. Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman. Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni. Dopo che avrà finito, potrebbe aiutarmi a costruire un vero go-kart. Oh, ma certo, Norman, molto volentieri. Passami la chiave. Forte! Non appena avremo riparato i freni, riparato il paraurti, lavato il furgone e... credo che anche qualcun altro stia aspettando il tuo aiuto. Un incendio alla pescheria? Elvis, sei uno sciocco. Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra. Dove state andando voi due? A salvare un bambino! Ma a me non sembra un bambino. Infatti quello è l'agnellino di Wally che ho preso per fare uno scherzo. È tutta colpa mia. Oh, mi dispiace. Tranquilla, tanto. Sara. Ora ci pensiamo noi. Penny, prendi gli autorespiratori. Elvis, tu prepara l'idrante. Ora vado a salvare il bambino. Oh, Sam il pompiere, il mio agnellino. Io lo sapevo che non era un bambino. Anch'io, Mike. Anch'io. Beh, Sara, ma è comunque piccolo e vuole stare con Wally. Ma che succede? Speriamo solo che non ci sia stata qualche chiamata o mi avrebbero trovato a dormire in servizio. Un incendio a casa dei Flood. No, perché l'allarme scatta sempre nei momenti meno opportuni? Incendio a casa dei Flood! Penny, prendi il fuoristrada! Allontanatevi dalla casa. Adesso ci pensiamo noi. Elvis, stacca la corrente. Ok, Sam.
creda che io non c'entro niente. È colpa mia, sono uscito e ho lasciato il ferro collegato alla corrente. Conviene sempre stare molto attenti, qualunque lavoro si faccia. Sì, anche uno spazzolone può essere molto pericoloso. Elvis ha ragione. Un incendio alla trattoria del pesce intero, fate in fretta! Stavolta non è un falso allarme, Sam! Ha chiamato Charlie in persona! Chissà dove sarà l'incendio. Benny ed Elvis, voi due prendete l'idrante. Io controllo che non sia rimasto nessuno dentro. D'accordo, Sam! Mamma! Mamma! Norman, stai indietro! Sì, ma la mia mamma è lì dentro! No, tranquillo, lei è laggiù, Norman. Norman! Oh, mamma! Ho avuto tanta paura! Credevo che tu fossi in pericolo! Oh, Norman! Ma allora mi vuoi bene veramente? Ma sì, oh, certo! Tu sei la mia mamma! Mi dispiace tanto per il portacandela, mamma! Non credevo che potesse essere pericoloso! Comunque, adesso ti ho fatto un regalo molto più sicuro! Un portacarte! Oh. Mi ci è voluto tanto tempo per decorarlo. Allora, ti piace? Oh, Norman, tesoro! Questo sì che è un regalo veramente stupendo. E tu sei il mio angioletto. Mamma! Allora, non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, è soltanto un graffio. Oh, per fortuna è tornata la luce. Non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa. Sono perfettamente d'accordo. Vedi, non è certamente da tutti saper mantenere la calma al buio. Allora, ci siamo. Tranquillo, le salsicce sono quasi pronte. Oh, ed è tornata anche Helen. Ciao, mamma. Oh, ma è stupendo. Sono tornata appena in tempo. E non ho dovuto fare niente. L'idea era quella, giusto? Oh, i tovaglioli. Li prendo io? No, oggi io voglio che tu non faccia proprio niente, te l'ho già detto. Oh! Aiuto! Al fuoco! Aiuto! Helen, fai qualcosa! Chiama Sam il pompiere! Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei Flood. Oh no, sarà probabilmente collegato al blackout. Sono tornato. Non per molto, Sam, andiamo. Allora, c'è qualcuno rimasto all'interno? Nessuno, siamo tutti qui. D'accordo. Penny, gli autorespiratori, presto. D'accordo, Sam. Stacca l'interruttore generale. Staccato. Quando va via la luce, dovete sempre essere sicuri che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina sia staccata, avete capito? Oh, è stata colpa mia. Mi raccomando, non lasciate mai nulla sulle piastre, per esempio i tovaglioli. Già, come ho fatto io. Ah, mi dispiace tanto, forse avrei dovuto farmi aiutare, ma vedi, stasera ci tenevo davvero tanto a fare tutto io, Helen, capito? Ecco, vuoi una salsiccia? One, two, three! Non c'è un infermiera buon come te! Non c'è un infermiera buon come te! Non c'è davvero nessuna come te! Lei è la migliore, ragazzi! Siete davvero fantastici! Grazie! Oh,
Charlie è in difficoltà con la sua barca. Soccorso in mare! La barca di Charlie è in difficoltà, in barca acqua, e sembra che ci siano anche dei bambini a bordo. Adesso andremo a fondo! Aiuto! Aiuto! Abbandonare la nave! Basta, devi cercare di calmarti, Norman. La prima regola in mare è evitare il panico. Dai, adesso respira a fondo. Guardate, ecco Sam e Benny! Sam! Benny! Norman, respira a fondo, ho detto. Scusi. Vi sono feriti? No, però la barca ha una falla. Comunque è tutto a posto finché continua a pompare fuori acqua. Bene, adesso venite, ragazzi. Sara... James? No, Norman. Tu resta a bordo e aiuta Charlie. Cosa? Ma non... va bene. Allora resto. Grazie, Norman. Bel lavoro, ragazzo. Adesso ti prendiamo a traino. Ma dovremo guidare insieme quel balenottero verso il mare aperto, d'accordo? Sì. Norman e io ce la caveremo, vedrete. È stata proprio una bella avventura, Dilys. E allora chi ha vinto la gara, tesoro? Beh, io direi che l'abbiamo vinta tutti. Era veramente grande così. No, invece era grande così. Ma per fortuna è scappata anche lei. Che cosa? Che vuol dire per fortuna? E che avete tanto da ridere? Io non capisco. James, Sara e Norman sono scomparsi! Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia! Avverta il soccorso alpino, signore! Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare. Sara su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sara. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. Il resto della grotta è allagato, Sam! Aiuto! 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 James, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua! Ah, deve essere un mostro marino! Ma Norman! Non ci sono mai stati! Benny! Salve, ragazzi! Norman! Ritorna qui, è solo Benny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori. Ma da che, qui. Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman. Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua. Non pensarci, pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. A quanto sembra è stato il tuo scherzo a mettere tutti in pericolo, Norman Price. Eppure sai bene che ignorare le maree può essere rischioso. Mi dispiace, Sam. E voi due avreste dovuto saperlo anche meglio di lui. Ma mamma, Norman aveva detto di aver visto un dinosauro. Beh, allora doveva essere un esemplare molto vecchio. Perché ho trovato il suo bastone. Un'idea.
l'incendio a casa dei Flood. Oh no, i fuochi d'artificio. Oh. Ops, un'altra volta. C'è un incendio dai Flood. Io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio. Elvis, Sam, prendete il Jupiter. Io vi seguirò dalla sala controllo. Ora ci penserò io. Niente. Per fortuna lì dentro non c'è. Ho controllato dappertutto, ne sono sicuro. Oh, per meno fortuna, male. Sam. Che sollievo. Per fortuna. Oggi picchia, ma dove sarà finito? Voglio tornare a casa, papà. Chissà se Leone ci aspetta lì. Dai, ti accompagno io. Ehi, ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi? Secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi. Infatti, la prossima volta lasceremo fare ai professionisti. Era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso. Hai ragione, io avevo quasi dimenticato come si spengono. Ma che cosa è stato? L'hai sentito anche tu, vero? Guarda chi c'è qui! È Leone! Sono così felice che stia bene! Volevi solo farti un giro sul camion dei pompieri, non è vero, Leone? Che ci crediate o no, l'amico si era nascosto nella scatola dei miei opuscoli. E non si può essere più al sicuro di così. Ma la montagna di Pontypandy è da quella parte. Lo so. Chissà dove ci sta portando. Qui. Noi stiamo cercando Penny e tua madre. Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui. Ma quella non è una maglietta, è un vestitino ed è mio. Oh, come hai fatto a dare a Radar il vestito sbagliato da annusare? Oh, mi dispiace, io veramente non ricordavo che fosse il tuo. Questa è sicuramente della mamma. Aspettate, adesso ricordo, sì, ecco, Helen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina. Coraggio, Radar, ritrovale. Tutto bene, Penny? Credo di sì, grazie ad Helen. Oh, sono felice che ti sia ricordato di mandare qualcuno a cercarci. Ma è evidente, e ho suggerito io dove vi avrebbero trovate. Alla fine. È stata una fortuna che ci fosse un'infermiera con me. Helen mi ha fasciato la caviglia in un secondo. Ah-ha. Allora è così che esegue gli ordini. Come? Che cosa ho fatto? Così?
Oh, era il mio piccolo segreto. Ma come ho fatto a non accorgermene? Sembra proprio che tu gli abbia insegnato un... Oh, leone nel vecchio pozzo. Sembra che Leone sia caduto nel vecchio pozzo. Avverta il soccorso alpino, signore. Dica a Tom di raggiungerci sul posto. Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto. Ma certo, Bronwyn. Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone. Eccoli là, Penny. Ciao, Tom. Adesso avremo bisogno del tuo verricello. Non c'è problema. Bene, Tom. Ci siamo! D'accordo, Sam! Povero leone! Oh, fantastico! Leone! Adesso dove vuoi andare? Poverino! Avrà bisogno di sgranchirsi un po' dopo aver passato tanto tempo là sotto. Avverato il mio desiderio. A Leone ora non interessano più gli uccellini. Avevi ragione, mamma. Forse è davvero un pozzo magico. E forse anch'io diventerò una principessa da grande. Principessa Sara? Mi piace. Ti sta bene. Non risponde. Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento. Bronwyn è nei guai! Chiamo subito il soccorso alpino! Tranquillo, amico. Voglio dire, signore, li troverò. Tenaglia, ma che cosa ci fai qui? Tenaglia! Dove corri? Non posso atterrare qui! Chiederò appoggio! Sam! Ho la sensazione che siate nei guai. Qual è il problema? La mia gamba! Chiamo l'infermiera Flotta. Ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? Tutto bene? Tenaglia mi ha portata qui. Tenaglia, sei stato bravo, lo sai? Non è niente di serio, ma adesso dovremo portarti in ospedale per fare una lastra. Tom, adesso è il momento di calare la barella. Eccola, Sam! Sam verrà su insieme a te. Noi ti raggiungeremo in ospedale. E allora, che cos'è tutta questa tragedia? E poi la gamba non è neanche rotta. No, però mi faceva tanto male. Sam, sei stato fantastico, ma se non fosse stato per la canzone di Elvis, a quest'ora saremmo ancora sulla scogliera di Pontypandy. Rosso è il segnale se sei in pericolo. Se sei in pericolo, rosso è il segnale. Se l'allarme inizia a suonare, Sam sarà.
vincerai.